leggere è una parte importante nella vita scolastica, quindi se avete qualche difficoltà, come me, ascoltate i miei consigli. Programmate la lettura. Una volta scelto il romanzo, calcolate quante pagine al giorno dovrete leggere. Ammetterete che 8-10 pagine fanno molta meno paura che 223. È permesso? Mio padre conosce un tizio che è il cugino dell'agente di Lina. Ma guarda dove ti ha portata questa combinazione! Mio padre ha anche saputo che per il video hanno bisogno di alcune comparse e che devono essere delle persone assolutamente normali. Guardala, è radiosa, sprizza felicità da tutti i pori. È da tanto tempo che aspettava che questo suo desiderio diventasse realtà. Non dobbiamo perderli di vista nemmeno per un attimo. Infatti ti sei vestito da 007. Resteremo in incognito e documenteremo ogni loro mossa. Siamo delle spie perfette. Io sono Tricky. Modestia a parte, sono un ottimo negoziante con uno spiccato senso per gli affari. Sono il migliore, il migliore. Quando c'è un affare non me lo lascia scappare. No signore, no signore. Avete sentito come sono bravo a fare le frasi in rima baciata? Non preoccuparti, mi rifugierò nel vecchio network Oceano, che si trova in un punto remoto della rete Comnet. Laggiù incontrerò molte altre balene e non penso che Giganet mi riconoscerà tanto facilmente. D'accordo, sta attenta, capito? Certo, grazie di tutto, Yui, e un giorno ci rivedremo! Quando mi incontrano per la strada, vedono solo il nobile nipote del terzo Okage. Nessuno mi giudica mai per quello che sono veramente. È una cosa che non sopporto. È per questo, per farmi rispettare, che ho deciso di diventare Okage, così si accorgeranno di me. Che cosa vuoi, Indy? Sono curiosa di sapere chi manderai questo fine settimana a Beverly Hills a vedere la sede del nuovo negozio. Posso andarci io? Va pure. Se non hai niente in contrario, porterei un assistente con me. Devo ammettere che quel ragazzo era davvero bello. Non devo pensarci. Spero di rivederlo presto. Ti è caduta questa? Grazie, ma non c'era bisogno. Volevo accompagnarti a casa, ma non ti ho trovato. Ciao! Freddy, eri allo spioncino ad aspettare che tornassi a casa. No! Freddy? Sì. Credevo ne avessimo già parlato. Possiamo essere amici, ma devi farti passare questa cosa. Puoi stare tranquilla, dico sul serio. Io sono innamorato di te, tu vuoi che siamo solo amici, io convivrò con questo eterno dolore. Eh sì, Mostile, ma a quanto pare funziona. No, no, ancora! Sembra che preveda ogni lancio! Certo, non c'è niente che io non preveda! Posso sapere in anticipo qualsiasi cosa! Posso vincere senza fatica qualsiasi gioco! Il mio nome è Cedar Wood. Prometto di seguire il mio destino e di essere il prossimo Pinocchio. Cioè, di non essere il prossimo Pinocchio. In effetti, finché sono a scuola non posso dire bugie. Ma un giorno anch'io mentirò. La domanda è, significa che diventerò come mio padre o che non sarò come lui? Il prossimo.